The Pope dedicated his reflection during the Regina Coeli to the war that is developing in Ukraine. Penso in particolare qui in Europa al dramma di chi patisce le conseguenze della violenza in Ucraina, di quanti rimangono nelle terre sconvolte dalle ostilità che hanno causato già varie migliaia di morti e di quanti più di 1 milione sono stati spinti a lasciarle dalla grave situazione che perdura. He explained that he prays for the people affected by violence, and especially for the weak, the elderly, and the children. He said that he wants to support the Ukrainian people not only with prayers. A tale scopo avrà luogo una speciale colletta in tutte le chiese cattoliche d'Europa domenica 24 aprile prossimo. Invito i fedeli ad unirsi a questa iniziativa con un generoso contributo. Once again, Pope Francis called for peace in Ukraine, involved in a war since April of 2014. He also recalled that today is the International Day for Awareness Against Landmines and therefore made a strong appeal. Troppe persone continuano ad essere uccise o mutilate da queste terribili armi. E uomini e donne coraggiosi rischiano la vita per bonificare i terreni minati. Rinnoviamo, per favore, l'impegno per un mondo senza mine. According to the UN, during 2015, one person died every day as a result of such devices. Afghanistan and Colombia are the two countries that are most affected by anti-personnel landmines.